glorificare Dio nel giorno del giudizio. State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore, sia al re come sovrano, sia ai governatori come ai suoi inviati, per punire i malfattori e premiare i buoni. Perché questa è la volontà di Dio, che, operando il bene, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti. Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. Domestici, state soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili. È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato. Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato non rispondeva con oltraggi. E soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Sia lodato, lodato, ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo sacramento. Siamo alla presenza di Gesù, l'Eucaristia, che come la Chiesa insegna, l'Eucaristia stessa sta in stato di vittima, di annientamento, per capire un po' anche il senso della meditazione di questa sera. Dobbiamo guardare ben in faccia il nostro Dio. Nell'Eucaristia è ancora più, se vogliamo, inerme, indifeso di quando era crocifisso. È completamente in nostra balia, nelle mani dei sacerdoti, che quando lo consacrano possono essere pieni di amore per lui, possono essere freddi, indifferenti, addirittura possono stare in stato di peccato, possono trattare non solo i sacerdoti, ma purtroppo anche i fedeli. Gesù Cristo è come se fosse una cosa inerte, una caramella. Possono passare davanti al tabernacolo senza neanche girarsi a guardarlo, quando bisognerebbe genuflettere con devozione dinanzi al nostro Dio. Possono mancare di riguardo alla sua presenza chiacchierando e schiamazzando in chiesa, quindi rinnovando gli schiamazzi della passione o del Calvario. Possono addirittura profanarlo, quindi costringendolo ad entrare in anime macchiate da peccati gravi, in lingue sporche, purtroppo oggi in questi tempi anche in mani sporche, ma soprattutto in anime sporche. E lui sta lì, un po' silenzioso. Gli uomini possono non credere alla sua presenza, possono ignorarla,
possono passare davanti anche senza farsi la funzione della croce. Ecco, della sera si salvi di qua. Gesù Eucaristia sta in stato ancora più indifeso di quando era sofferente nella passione. Lì almeno c'era una natura umana, se avesse voluto alzare un braccio per coprire uno sputo, insomma, poteva farlo, l'ha fatto, ma poteva farlo. Ecco, qui, a meno di fare un miracolo, non potrebbe neanche farlo. Ed è meglio non parlare, stando davanti a lui, di cosa combinano, ecco, i servi del demonio quando riescono a trafugare dalle ostie consacrate per oltraggiarle orribilmente nei loro blasfemi o nei diritti. È meglio non parlarne nella presenza di Gesù. Ma c'è anche questo. Dall'Eucaristia Gesù fa una predica molto interrotta e noi questa sera possiamo ascoltarla molto più eloquente di queste povere parole che voglio introdurre la sua predica. Dice: guardami bene, figlio mio, figlia mia. Chi è più grande? Sono più grande io, sei più grande tu. Guarda come io sto qui. E come stai tu? Cioè, le esortazioni che San Pietro fa nella prima parte del brano di questa sera: state sottomessi ad ogni istituzione umana, ecco, mentre vi calunniano come malfattori, ecco, rallegrate, continuate a fare le vostre opere buone, non date soddisfazione alle sedere della carne, operate il bene sempre, anche quando vi fanno il male. Oppure i domestici, qui i domestici a quei tempi erano certamente sia i servitori, ma c'erano addirittura pure gli schiavi, una situazione da un punto di vista di civiltà umana e anche certamente davanti a Dio non bella, non giusta, non corretta. Può un uomo schiavizzare un altro uomo, no? Anche se allora la coscienza di questo valore non era ancora maturata nell'umanità. E quindi anche a caso che si subiscano soprusi, ecco, nel mondo del lavoro, quindi con mali trattamenti, insomma, oggi gli schiavi non si trovano più, si sono dipendenti, si sono sottoposti. È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, soffrendo ingiustamente. In molti, ascoltando queste parole, certamente proverebbero dei moti di ribellione. Cioè, perché io dovrei soffrire ingiustamente? Perché? Perché non mi devo ribellare? Perché non devo imporre la mia volontà? E San Pietro lo spiega perché. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ha seguito le orme. Cristo è stato non solo salvo, ma non ha fatto solo qualcosa per noi, quindi con qualcosa che ci ha donato, poi è risolto, il capitolo è chiuso, ecco, lo ricordiamo semplicemente con gratitudine, perché attraverso la sua sofferenza ci ha donato la salvezza. E no, Cristo si è anche proposto come strada da seguire. Lui ha detto: io sono la via. Lui ha detto: chi vuol venire dentro di me, neghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno. Ma noi sappiamo che i maestri non sono credibili quando dicono: fai così e io faccio colà. Ecco, sappiamo che nel Medioevo c'era una dottrina del princeps solutus legibus, si diceva così, cioè il re è sciolto dalle leggi, fa quello che gli pare, cioè le leggi valgono per tutti meno che per il re. Ma questo non esiste, perché le leggi valgono prima per il re e poi per tutti, semplicemente perché il re, in quanto legislatore, sia credibile, perché se lui prima di disattendere le cose che raccomanda di fare, perde di ogni credibilità. Allora Cristo ha patito per noi anche come esempio, ha patito come uomo e ha patito per insegnarci quello che dobbiamo fare. E ha patito con queste caratteristiche, non
numero uno, egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Noi certamente possiamo subire delle ingiustizie contingenti, si chiamano così, no? Per esempio, ti trattano male in una situazione e tu non hai fatto niente di male, cioè in quella situazione non ti meriti che ti trattino così. Ti prendi una mala risposta e non te la meriti, perché magari sei stato frainteso. Ti prendi un rimprovero e non te lo meriti, perché veramente non hai fatto niente di male in quella circostanza. E potremmo continuare in perpetuo. È solo che per noi c'è un piccolo problema. Che se io non ho fatto niente in quella circostanza, magari in quella circostanza ci avrei pure ragione, ma lo fate tante e tante altre. E non sono innocente. Noi non siamo innocenti. C'era la mia santa mamma che qualche volta nella sua santa educazione di un tempo lesinava qualche pedagogico educativo sganassone, si chiamavano così, ogni tanto me ne dava qualcuno di troppo, insomma, perché io me ne meritavo abbastanza, però veramente ogni tanto non ho fatto niente, insomma, quindi, però dato che ne facevo tante gliene scappava qualcuno di più. E quando dicevo, guarda, ma io non ho fatto niente però adesso, ma niente, questo vale per quell'altro che ha fatto in altre circostanze, te lo prendi come abbuono per il futuro e sconto per il passato. Era un modo di dire, era una battuta di una mamma preoccupata dell'educazione del figlio, ma questo nasconde una profonda verità. Cioè, se noi ci mettiamo davanti a Gesù crocifisso, c'è questo piccolo eufemismo ironico, no? Io non sono innocente, lui sì. A lui non dovevano fargli niente, non venivano nulla. Gli hanno fatto tutti i colori. Oltre che a lui, la Sacra Scrittura parla sempre giustamente del Signore che è primato, quanto ha sofferto con lui la Madonna, quanto. Non esiste mente creata che possa sondare né le sofferenze di Gesù, per quanto è salutarissimo meditarne, né quelle della Divina Maria, ma anche la Divina Maria era completamente innocente. Non avrebbe dovuto versare neanche una lacrima su questa terra, e troppe ne ha versate, troppe purtroppo ne continua a versare, ecco. E io ho un serio sospetto, cioè più che un sospetto, che qualcuno l'abbia versata anche oggi. Sappiamo tutti, anche se è meglio mantenerlo nel silenzio, non sporcare questo momento che è successo oggi dalle nostre parti. Certamente non c'è stato nessun sorriso sulla bocca della Madonna, sicuramente, se è ancora possibile, pensiamo di sì, da quello che possiamo capire, certamente spine sul suo cuore e lacrime sul suo volto, di un uomo che continua nella sua prometeica pretesa di sostituirsi a Dio in tutto e per tutto, di essere arbitro e despota di tutto e di tutti, andando a colmare la misura che è grande della divina pazienza. Io penso sempre, dico, ma sì, certamente è infinita, dico, ma se poco poco dovesse colmarsi, poi si salvi chi può. È veramente una provocazione continua che l'uomo sta elevando al creatore. Lui era innocente, non solo lui era innocente, ma lui era Dio. C'è quest'altro piccolo problema. E in quanto Dio poteva sottrarsi in ogni istante, in ogni momento, a qualunque tipo di sofferenza, qualunque. Leggevo nei giorni scorsi uno scritto bellissimo, in cui Gesù mi faceva notare, guarda che io ho voluto vivere da uomo, ho voluto essere povero, ho voluto lavorare, ma se ci avessi voluto in qualunque istante, avrei avuto quello che mi pareva. Non c'avevo bisogno né di lavorare, né di andare a cercare a fare le mosse per avere qualcosa da mangiare, cioè, di niente, l'ho voluto fare. Allora, ma che cosa gli andiamo a raccontare a Gesù se lui ha fatto questo? Perché qualunque cosa
ci possa succedere, fosse anche la più grossa ingiuria di questo mondo, la più grossa disgrazia, altrove non possiamo pensare. Proviamo a pensarci un attimo. Il nostro Signore ci ha dato l'intelletto perché imparassimo a fare un po' di non usare la bambera, non usarlo per cose con tutti. Ma io che cosa gli vado a raccontare a Gesù se non tollero la minima sofferenza? Quando mi trovo davanti a lui per vedere la sua vita, gli scuso un attimo, Leonardo, abbi pazienza, ma guarda tutto quello che ho sofferto io solo per te, non meritatamente, potendomi sottrarre ogni momento, ero Dio, ero e sono. E tu potevi sopportarti quella parola storta, non potevi sopportarti quella prova, quella situazione difficile, quella sofferenza. E io non dico a me stesso, dico, ma io che gli vado a raccontare, che gli dico al Signore? Che gli racconto? Ti posso raccontare proprio niente, insomma. Che faceva Gesù? Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. Ti becchi un oltraggio, siamo capaci di prenderci un oltraggio, è un oltraggio, una mala parola, offesa, insulto, senza rispondere. Soffrendo non minacciava vendetta, ah ma adesso me la dico al dito, ah la prima occasione te la faccio pagare, ecco. Rimetteva la sua causa a quello che giudicava con giustizia. Lui non ha fatto giustizia da sé. Certo, il padre ha visto tutto quello che hanno fatto a lui. Lui perdonava, lui rimetteva, ma le persone che poi sono rimaste dure nel male, ecco, impenitenti, certamente poi se lo sono vista con Dio Padre. Certamente non ha mancato di fare e come giustizia di chi, ovviamente non pentendosi e ostinandosi nel male, ha maltrattato il figlio di Dio quanto uomo. Ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce con una passione dolorosissima. Oggi la Chiesa celebra un cantore della passione di Gesù, un cantore e anche un seguace della passione di Gesù, perché San Giovanni della Croce, se non legge la vita, dice che ci è veramente passato di tutti i tipi e di tutte le forme. Quindi anche lui è un ottimo maestro, perché è stato prima di un ottimo maestro un ottimo discepolo della croce. Ed è portato i nostri peccati. E perché? Perché non vivessimo più per il peccato, ma per la giustizia. Giustizia significa conformare la nostra volontà a quella divina, allo stile che Gesù ci ha mostrato, no? Seguire le orme insanguinate di Gesù. Noi siamo capaci di soffrire per amore suo, non di far soffrire. Ci sono alcune anime, ecco, tra i figli di Gesù, tra i discepoli, che Gesù chiama a portare carichi pesanti di sofferenza, si chiamano le anime vittime, ecco, che si immolano, ecco, sono vittime loro, non fanno vittime, non fanno ammazzare nessuno, ecco, né, come dire, mietono morti intorno a sé metaforicamente, no? Quindi, trattando male o facendo del male al prossimo. Da queste sue santissime piaghe noi siamo stati guariti e se vogliamo possiamo seguire le sue orme. È bellissima infine questa immagine dell'essere erranti come pecore senza pastore, no? Quell'immagine bellissima di Gesù nel Vangelo, che a un certo punto vede queste folle e ne ha compassione, perché erano come pecore senza pastore, no? La cosiddetta pecora smarrita, che stava poi soggetto anche di una parabola di Gesù, no? Una pecora che sta lontana dal gregge, che perde di vista il pastore, è completamente perduta. L'umanità oggi è così, anche se non sanno di essere, stanno impazzendosi, ricordo, tutti sono escluso. E Gesù però, ecco, si presenta così, non fa violenza, non fa pressioni,
si presenta come il crocifisso, anzi, cioè, per come si presenta, il primo istinto sarebbe di abbandonarlo, di non seguirlo, perché sembrerebbe percorrere vie non gradevoli. Eppure anche il suo stare nell'Eucaristia, il suo stare in croce, concludiamo, ci ricorda una grandissima verità, che io dopo tanti anni di sacerdozio, tanti alcuni anni di sacerdozio e di esperienza, ormai vedo chiarissima. Dio non si muove facendo la benché minima forma di violenza alla nostra libera volontà. Non ti importa niente dell'Eucaristia? Amato. Lui sta lì. Se non te lo vuoi filare per niente, come diceva qualcuno, fai pure. Un crocifisso, ti giri dall'altra parte, lo vogliamo cacciare anche dalle scuole, da tutti quanti i posti dove lo stanno cacciando. Il crocifisso è l'immagine della creatura proprio inerte e inoffensiva per l'antonomasia, cioè che si sta prendendo tutto il male, con le braccia aperte, rimpiando, offrendo il ricambio l'amore, e dicendo, beh, non mi vuoi, e tanto, cioè sono abituato, hanno messo in croce, quindi niente di nuovo sotto il sole, vorrei da voi. Questo è il fascino anche del messaggio che porta Gesù. Se vuoi, tutto diventa bello e possibile. Se non vuoi, non c'è nessun problema, attenzione, in linea teorica, in linea pratica, dei problemi arrivano alla montagna. Solo seguendo le ordini di Gesù, il crocifisso, insegnato nella vita della croce, si trova la vita. Io sono la via, dice Gesù, la verità e la vita. Chi percorre la via della croce e aderisce in pieno alla verità, che anche la croce insegna, trova la vita con la V maiuscola. Chi esce da questo cammino, apparentemente, solo apparentemente doloroso, trova la morte. Siamo liberi di scegliere, però le conseguenze delle scelte sono queste e non si possono cambiare. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, bellissimo sacramento.